Nel corso degli anni il calendario degli appuntamenti corollari al sinodo si è via via infittito e ha creato una varietà di iniziative sempre molto partecipate e adatte a tutti i pubblici. Il venerdì prima del culto domenicale, che dà l'avvio al cammino insieme, dal greco synodos, delle chiese, si tiene sempre la giornata teologica organizzata dal Centro Culturale Valdese, intitolata al grande teologo bartiano protestante Giovanni Miegge, scomparso nel 1961. Quest'anno l'incontro e il dibattito aperto al pubblico in via Bequit 2, durato tutto il giorno, ha avuto come titolo «Era necessario che Gesù morisse?» domande sul significato del sacrificio vicario, con gli interventi di Rosanna Ciappa e dei professori della Facoltà Valdese di Teologia a Roma, Fulvio Ferrario e Daniele Garrone. Noi pensavamo che quest'uomo fosse colpevole, maledetto, respinto persino da Dio. In realtà riconosciamo che lui era innocente e noi siamo colpevoli, e nonostante egli fosse giusto e innocente, è stato coinvolto nello stesso castigo che noi meritavamo. Quindi è l'idea del mutamento di valutazione nei confronti di qualcuno che si era disprezzato e respinto e che si riconosce invece come innocente e anzi colui che ti indica la via. Sempre venerdì alle 21 al Tempio Valdese di Torre Pellice si è tenuto il concerto del coro della comunità studentesca evangelica di Heidelberg in Germania, insieme al Coretto Valdese di Torre Pellice. Sabato 23 si sono avuti 5 momenti cruciali, tutti a Torre Pellice. Dal mattino si è tenuto il tradizionale presinodo giovanile, organizzato dalla Federazione Giovanile Evangelica Italiana e da Radio Bequit, con attività e dibattiti fatti da giovani per i giovani sul funzionamento dei lavori sinodali. Al presinodo giovanile, però, oltre alla formazione, c'è spazio anche per momenti leggeri e conviviali. Il tema delle attività di quest'anno era il nuovo, l'occulto e l'ignoto, mentre durante la serata Marta Bernardini di Mediterranean Hope ha parlato di Lampedusa e della sua realtà tra accoglienza e quotidianità. Contemporaneamente alla biblioteca c'è stato il presinodo delle donne al suo secondo anno, organizzato dall'AFDEI, la Federazione Donne Evangeliche Italiane, che ha proposto l'incontro dal tema «Costruiamo nuove relazioni». Il tema scelto, ci ha detto Gian Maurizio, presidente dell'AFDEI, è nato dalla constatazione che in una società che cambia, dove sono mutati i tempi delle donne e i loro spazi, diventa essenziale costruire nuove relazioni. Alle 17 in Piazza del Municipio la Diaconia Valdese ha tenuto l'incontro Frontiere Diaconali, Migranti, Richiedenti Asilo e Rifugiati, progetti di accoglienza. Il tema legato alla stretta attualità e al lavoro dei progetti solidari che compie in tutta Italia la Commissione Sinodale per la Diaconia. Alle 18 al Museo Valdese oltre un centinaio di persone hanno partecipato all'inaugurazione della mostra sui 30 anni di Radio Bequit Evangelica, allestita nell'atrio della Biblioteca Valdese e che sarà visitabile fino al 7 settembre, quando poi verrà spostata e portata in giro per il territorio per far ricordare a tutti quali sono stati i 30 anni che hanno scandito la vita di questa radio libera. La sera alle 21, di nuovo alla Biblioteca Carlo Levi, si è voluto ricordare la figura dello storico Mario Miegge, scomparso nel marzo di quest'anno, con gli interventi di Deborah Spini, Corrado Malandrino, Gianni Mottura, Giorgio Turn e Manuel Cromer.